L'iniziativa di Aditus, società concessionaria dei principali siti archeologici e museali della Sicilia orientale, tra i quali il Teatro Antico di Taormina e l'area archeologica della Neapolis di Siracusa, è stata sposata dal governo Musumeci attraverso il Dipartimento regionale dei beni culturali guidato da Sergio Alessandro. L'obiettivo è quello di contribuire ad avvicinare i docenti e gli alunni, nonché le loro famiglie, ai siti archeologici e ai musei. Le piattaforme digitali attivate dai concessionari dei nostri siti archeologici in apto chiusi per l'emergenza coronavirus, dichiara il presidente della regione Nello Musumeci, sono segnali importanti di volontà di ripresa e apertura dei siti che speriamo di poter autorizzare appena possibile. Esprimo tutto l'apprezzamento per questa attività che innova nel nostro sistema dei beni culturali e forniscono spazi di impiego costruttivo del tempo libero in un momento in cui l'emergenza Covid-19 restringe la possibilità di accedere fisicamente ai nostri monumenti e beni artistici. La piattaforma visitabile sul sito lasiciliaracconta.it prevede contenuti diversificati a seconda del grado scolastico per permettere diversi livelli di approfondimento ed è distinta in tre sezioni. La prima è dedicata a miti, storie e leggende, la seconda in cui è possibile vedere dei brevi video realizzati grazie alla partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze siciliani che ci raccontano come stanno vivendo questo particolare momento in relazione alla storia del territorio di appartenenza. La terza con proposte educative e materiali didattici per offrire spunti di lavoro da sviluppare con gli studenti, ma anche per mettere a disposizione delle famiglie materiali per svolgere divertenti attività manuali con i propri figli. È anche previsto un concorso che consente di vincere dei biglietti di ingresso gratuito ai siti di cui Aditus è concessionario, partecipando ai giochi proposti in alcune sezioni. Mostrare e narrare il nostro immenso patrimonio culturale attraverso le piattaforme tecnologiche, sottolinea l'assessore ai beni culturali Alberto Samonà, è un modo per far scoprire, ragazzi, i nostri siti unici al mondo. Il percorso virtuale che viene attivato diventa così l'occasione per incontrare l'antico attraverso gli strumenti più innovativi ed è una sfida che sa di futuro e che potrà oltrepassare i confini temporali legati all'emergenza sanitaria per far conoscere e trasmettere bellezza.